D'accordo. Egregio signor Presidente, a scriverle siamo noi, un gruppo di bambini e di ragazzi, cittadini di Modica, che da anni facciamo parte di un gruppo, Immagina, la televisione fatta dai ragazzi. Abbiamo scelto di essere presenti nel nostro territorio in modo diverso, attivo, non solo da semplici fruitori dell'informazione, ma facendo noi stessi informazione, raccontando noi quello che accade nella nostra comunità e proponendo un punto di vista diverso. Spesso gli adulti ci parlano delle cose che accadono nel mondo con una logica che noi non sempre comprendiamo. Ma noi un'idea delle cose ce l'abbiamo. Le scriviamo per parlarle del caso del giovane 28enne senegalese Abdul Sow, di cui brevemente racconteremo la sua storia. Abdul Sow giunge in Italia nel 2014 ed è stato subito accolto in un centro di accoglienza a Pozzallo. Dopo aver guadagnato qualche soldo aiutando i clienti di un supermercato, è stato assunto come dipendente nella dolceria Buonaiuto di Modica. E questo ha permesso ad Abdul di integrarsi, avere una casa, un'automobile, studiare e realizzare pienamente la sua vita con dignità. Oggi, a causa delle leggi sull'immigrazione, Abdul Sow non potrà avere tutto questo. Dovrà andarsene e forse perdersi. Ha un lavoro, ha una casa, ha studiato, ha la patente, ma deve andarsene. Presidente, Abdul è il classico esempio di integrazione perfetta, ha imparato l'italiano, lavora. Un ragazzo garbatissimo, non si capisce il motivo perché rispedirlo a casa. Ma tutto questo le sembra giusto? Noi pensiamo che sia ingiusto e insensato. A noi non interessa contestare o opporci a una legge dello Stato, né usare questa storia per alimentare i conflitti politici. Le leggi vanno rispettate, ma questo non vuol dire che siano sempre giuste. Crediamo che tutto questo vada oltre la legge. Perché la storia di un uomo, di Abdul Sow, ma è anche la storia di tanti altri uomini. Che con fatica sono riusciti a costruirsi una nuova vita, a realizzare un sogno, a uscire da condizioni di marginalità e sofferenza. Noi crediamo che nessuna legge possa far soffrire e che nessuna legge possa generare infelicità. La legge deve essere invece un aiuto per coloro che vogliono la pace. Deve sempre difendere e alimentare la speranza per il futuro. E deve tener conto della storia di Abdul Sow, come di tanti altri uomini come lui, con coraggio e dignità, sono riusciti a integrarsi nelle nostre comunità. La legge è fatta per gli uomini. Abbiamo già sollecitato il sindaco della nostra città, perché si attivasse presso gli organi competenti per trovare una soluzione. E in pochi giorni ha accolto la nostra richiesta e insieme alla giunta intera si sono attivati, scrivendo anche a lei per sottoporle questo caso. Ha sostenuto la nostra richiesta, ma non basta. E oggi anche noi, giovanissimi cittadini di Modica, ci rivolgiamo a lei, signor Presidente, consapevoli della sua sensibilità e attenzione ai valori della persona e dell'accoglienza, chiedendole di concedere la cittadinanza onoraria a Abdul Sow. Un gesto che forse non risolverà il problema, ma che sicuramente potrà diventare il simbolo di un modo diverso di essere comunità, più giusto, più umano, che è poi è quello che più rappresenta la nazione di cui lei è il massimo esponente. La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dato. Certi che lei comprenderà il significato della nostra richiesta. Poggiamo distinti saluti. La redazione di Immagina. Io volevo restare qua.